Oddio, un'anticipazione, non si può anticipare una fase, anzi una fase importante della vita di un ragazzo, perché è piena di avvenimenti, fatti, desideri. Quindi quello che io voglio che, meglio, mi piacerebbe che la gente sapesse, è che la storia di un ragazzo nisseno che a un certo punto parte per andare a trovare, a raggiungere, avverare i suoi desideri. Solo che questi desideri non sono stati perfettamente raggiunti, o meglio, si è trovato lì per toccarli, anzi li ha toccati, e alla fine invece questi gli sono sfuggiti e quindi si è trovato a subire angherie, problemi, disagi, povertà e quindi ha dovuto conoscere non quello che lui cercava, ma tutto il contrario, cioè dire una vita che non conosceva. È come se si fosse ritrovato di botto ad essere intanto da una città in cui era un personaggio conosciuto, in una Roma in cui lui era nessuno, in cui non solo nessuno, ma un nessuno povero. E per di più, povertà, che significava automaticamente, anzi, si riversava sulla sua capacità di pittore e quindi diventare anche povero di idee, non soltanto povero di mezzi. Se l'avessero incontrato, non l'avrebbero neanche riconosciuto. Era un'altra persona. Comunque ha lottato e non ha conosciuto l'altra faccia della luna che lui cercava, ma alla fine comunque si è realizzato. Questo è quello che è lo scopo del libro. E in questo vi è uno spaccato di una società, parlo di quella degli anni 60, 62, 63, 64, 65, in cui che oggi non esiste più. Quei giovani lì non ci sono più. O meglio, quella gioventù non c'è più. E tutto questo è quello che dice il libro. Sarà presentato venerdì 11 alle ore 18:30 alla Banca Sicana. Sarà presentato dal professor Antonio Vitellaro della Storia Patria, il quale chiaramente entrerà molto. Perché in effetti lui sì che entra dentro i significati, perché lo scrittore è capace soltanto di scrivere il libro, ma no, io sono fatto così, non riesco a spiegarlo il libro. Io l'ho scritto, ma non so spiegarlo, perché l'ho vissuto quel libro lì. Anzi, addirittura gli dico che c'è un problema. Questo libro è stato già scritto da 7-8 anni e ha dovuto subire una metamorfosi, una correzione, un editing lunghissimo. È diventato è di 250 pagine all'incirca, ma era arrivato a 500 pagine, che poi è diventato, insomma, ha subito una lunga gestazione. Questo per dire come sia difficile, e a volte addirittura spiegarlo, perché in effetti ho dovuto rivedere me stesso tante volte.